Ciao, sono Eddie, CEO di Influencer for All, la redazione digitale dedicata agli influencer emergenti. I'm just good at caring too much. Fare marketing con Instagram è un po' più difficile oggi, anche a causa del crollo di visualizzazioni al quale stiamo assistendo in questi ultimi mesi, dovuto alla modifica dell'algoritmo di questo social media. Il problema, in linea di massima, sembra essere derivato dall'enorme crescita ottenuta dal social network di casa Facebook, che dopo aver introdotto le Instagram Stories ha attirato un'ampia fetta di pubblico, arrivando ad 1 miliardo di utenti attivi nel giro di pochissimo tempo. Insomma, una sorta di bolla che sta però pian piano implodendo su se stessa e che lascerà spazio solo a contenuti autentici e coerenti, dando meno rilievo al numero di follower, che è una metrica, chiamiamola di modestia, ed in grado di dare il giusto spazio alle aziende che sanno ben promuoversi. In sostanza, il marketing su Instagram è diventato, come detto, un po' più complesso. Non è più solo una questione di cuoricini e commenti, ma di trovare modalità innovative per convertire gli utenti in clienti. Ecco quindi alcuni modi per aumentare le vendite dei tuoi prodotti e servizi grazie a Instagram. La prima cosa da fare è modificare il tuo profilo. Il primo passo per l'aumento di follower e quindi di possibili clienti è quello di costruire un profilo innovativo e ben posizionato, in modo da catturare l'attenzione di probabili clienti nella nostra fascia di mercato. Nella tua bio, per esempio, puoi dare il benvenuto ai tuoi acquirenti, includendo un chiaro invito all'azione. Anche l'aggiunta di un numero di telefono è utile, in modo che gli stessi possano conversare con la tua azienda in maniera diretta, soprattutto in caso di chiarimenti e lamentele. Se pubblichi regolarmente delle Instagram Stories, puoi pensare di creare degli album appositi per presentare offerte, prodotti, sconti e molto altro. Cerca quindi di mantenere le stories in evidenza sempre chiare ed ordinate, possibilmente super appassionanti. Devi creare quindi un marchio, un'identità ben distinguibile. Per identificarsi dalla massa, ogni azienda dovrebbe avere un marchio, dovrebbe avere un'identità forte e riconoscibile a primo impatto. Questa dovrebbe manifestarsi anche sui profili social aziendali, soprattutto su Instagram, che è una piattaforma per lo più visiva. Oltre a questo, però, ogni azienda che si rispetti ha un proprio hashtag. Crearne uno ti aiuterà sicuramente ad amplificare il tuo messaggio per arrivare ad un pubblico molto più vasto. Pubblicando contenuti di qualità, puoi coinvolgere maggiormente i potenziali clienti. Avere una strategia di social media marketing facilita la creazione di relazioni con i potenziali clienti del marchio. Gli utenti social e internet in generale sono bombardati quotidianamente da migliaia di messaggi che arrivano da ogni parte, diversi tra loro. Raggiungendo una soglia dell'attenzione che sta raggiungendo i minimi storici, è sempre più difficile conquistare a primo impatto un cliente. Perché una persona dovrebbe scegliere la tua attività rispetto ad un'altra? Il rapporto azienda-consumatore è fondamentale per effettuare una vendita e la base per stabilire un rapporto di fiducia è quella di farli sentire a casa. Dovrete essere quasi degli amici. I tuoi contenuti dovranno essere quindi considerati in base alle esigenze del cliente, in modo da creare messaggi personalizzati alla perfezione per catturare subito l'attenzione. Come gestire un'esperienza di acquisto su Instagram? Con un account aziendale Instagram hai la possibilità di taggare i tuoi prodotti nei post e nelle stories. Puoi sfruttare questa funzione aggiungendo tutti i tuoi prodotti su Instagram tramite la funzione catalogo. E per fare questo ci sono due opzioni. La prima è la voce gestione cataloghi. Questa opzione è ideale se hai intenzione di connetterti ad un catalogo già esistente che gestisci tu o al quale hai accesso. Nella voce, inoltre, in questa voce gestione cataloghi, hai anche la possibilità di crearne uno nuovo in base alle tue esigenze. La seconda opzione è aggiungendo una vetrina nella tua pagina Facebook. Ma attenzione, se la tua pagina Facebook presenta limitazioni in base al paese o all'età, devi tenere presente che non si applicano alla pagina, al profilo di Instagram. Perciò, una volta effettuato una di queste due azioni, potrai abilitare i tuoi prodotti all'interno dei post e delle storie. Come strumento di marketing, come abbiamo già visto in vari video, può essere estremamente efficace se usato bene. Il suo essere infatti una piattaforma tipicamente visiva, che colpisce l'occhio, essendo una piattaforma di sé colorata, rende Instagram il canale ideale per raggiungere potenziali clienti. Soprattutto a seguito del boom in questi 2 anni, nonostante la modifica dell'algoritmo che ha un po' penalizzato vari contenuti, resta comunque il social network migliore per raccontare la storia di un marchio in modo unico e convincente. In sintesi, per trasformare un follower Instagram in un cliente fedele, dovrai lavorare sodo per creare contenuti di qualità e una tua immagine, un'identità riconoscibile immediatamente.
Perciò la formula da ricordare per trasformare un follower in un possibile cliente è: contenuti buoni più rispetto più semplicità uguale vendita. Influencer Forum è sempre disponibile per qualsiasi domanda o chiarimento e per dare ad ogni influencer emergente tutto l'aiuto di cui ha bisogno. Ci sentiamo a presto. I'm just good at caring.